proviamo a fare questa pizza di polenta con l'uvetta che va fatta in forno. Qui ho preparato 300 g di farina di mais, poi ho l'olio d'oliva, ci metterò un bel cucchiaio, il sale e sto scaldando l'acqua, acqua calda. Ho preparato anche l'uvetta che avevo messo in ammollo. Ora verso piano piano l'acqua calda dentro la farina. Deve essere appena calda, non bollente. Se volete potete anche farlo in pasta con la planetaria. Io ne ho messa 700 grammi, ma adesso vedo quanta se ne tira. Credo che non ci vorrà tutta, quindi 3 etti di farina e vediamo quanta acqua si tira. Mettiamo il sale. Penso ci vorranno mezzo litro di acqua, perché l'impasto si deve essere molle così, però l'acqua ci deve stare. Direi che questo è la consistenza giusta. Aspettiamo un pochino perché la farina magari si gonfia un pochino. Quindi avrò messo sì o no mezzo litro di acqua. Poi ci mettiamo l'olio. Che poi sarà morbida. Uno o anche due cucchiai così. Ho acceso il forno intanto a 100-170 gradi. Sale penso che basta, vediamo, sì. Ci metto l'uvetta, questi sono 2 etti all'incirca di uvetta, ok, io direi che va bene così. Allora, sono preparata questo spoletto, poi dipende da come la volete alta, qui viene abbastanza bassina. Ad infornare. Ho riaperto il forno e ho versato un pochino d'olio sopra l'impasto ed ho bucato con una forchetta. Ho abbassato la temperatura a 160 e ho fatto cuocere per 45 minuti. Eccola qua. Come vedete è riuscita abbastanza bene, è croccante fuori e morbida dentro. Se la volete più alta basta mettere in un suolo più stretto, più piccolino. Ok, bene, per questo video abbiamo finito, ci vediamo al prossimo, ciao ciao!